Tra gli ispiratori della conversione al cristianesimo di Magdi Allam c'è il rettor maggiore dei Salesiani che alla vigilia della sua riconferma parla al TG2 delle nuove sfide che attendono l'ordine fondato da Don Bosco. L'intervista di Enzo Romeo. Don Pasquale Chavez Villanueva, da 6 anni a capo delle migliaia di salesiani sparsi in tutto il mondo, domani verrà riconfermato nel suo mandato dal capitolo generale riunito a Roma. Magdi Allam dice che Don Pasquale è uno di quelli che ha favorito la sua conversione al cristianesimo, ma i salesiani oggi vogliono soprattutto riprendere il dialogo con i giovani, tipico di Don Bosco. I giovani rappresentano non il futuro, il presente. Per cui hanno bisogno di opportunità per sviluppare tutte le loro potenzialità, tutte le loro energie per diventare una autentica risorsa. Altrimenti diventano un problema sociale. Diceva Don Bosco, persino nel più disgraziato dei giovani ci sono semi di bene. Vediamo il lavoro che si fa con i ragazzi della strada, con i ragazzi adolescenti, i soldati adolescenti nella Liberia, con i ragazzi sfruttati nel turismo sessuale. Abbiamo una serie di opere che ci fanno vedere che abbiamo ragioni per avere una speranza positiva. Si attende la prossima enciclica sociale del Papa. Lei è messicano, alla frontiera con gli Stati Uniti, tra gli Stati Uniti e il suo paese è stato costruito un muro. Si ha paura della globalizzazione? Come affrontare questa sfida? Così come viene la globalizzazione, sta presentando il volto più inumano. Il meno sensibile, perché sta facendo dell'economia il valore assoluto, nel senso che sembrerebbe che non c'è forma di redenzione della globalizzazione come tale e che si dovrebbe cercare un altro tipo di rapporto internazionale.